doppio regalo di Natale sotto l'albero per l'ospedale San Donato di Arezzo. Il Calcit ha infatti donato due macchinari all'ospedale aretino, all'urologia il sistema Watson Elementary Biopsy e alla senologia la tomosintesi. Due donazioni che mirano contemporaneamente a migliorare la diagnosi precoce di tumori frequentissimi e a ridurre gli esami inutili. Quindi due donazioni intelligenti. Questo rapporto con Calcit è cresciuto al punto che ormai decidiamo, come dire, in piena sintonia di visioni. Il Calcit dà il suo contributo e il pubblico naturalmente si presta a mettere le donazioni del Calcit all'interno di un sistema, facendo in qualche modo, rendendole come se fosse un moltiplicatore, quindi diciamo aumentando il valore di quello che le associazioni fanno. Pensiamo che questa sia la strada quella di fornire sempre tecnologia all'avanguardia in modo che i nostri professionisti possano dare sempre le risposte più appropriate e ovviamente anche rassicuranti per il paziente. Il primo strumento è costato 420.000 euro e si tratta di un sistema innovativo che supporta radiologi ed urologi nell'analisi degli studi della prostata. Questo macchinario si inserisce nel solco della multidisciplinarietà che l'ospedale di Arezzo ha sempre portato avanti. In questo caso permette la fusione fra immagini di risonanza magnetica, quindi di radiodiagnostica, e di ecografia interventistica, quindi in un concetto molto semplice permette di mirare meglio le aree sospette e di quindi eseguire un numero minore di accertamenti bioptici e di con maggiore precisione. Ad Arezzo vengono effettuati oltre 100 interventi l'anno di prostatectomia e se il tumore alla prostata colpisce molti uomini, sono più di 300 le donne aretine che ogni anno scoprono di avere un tumore alla mammella. Con quest'ultima donazione, la tomosintesi, costata al Calcit 122.000 euro, viene eseguito uno studio più accurato delle lesioni mammarie e quindi una diagnosi più precisa. La tomosintesi è una mammografia in tre dimensioni che consente di discernere le piccole lesioni nascoste all'interno del parenchima mammario. Tra l'altro incrementa quindi la capacità di rilevare i tumori di circa 3 casi ogni 1000.